Anche Varese celebra i 500 anni della morte di Leonardo, con una mostra in Sala Verratti fino al 20 giugno, curata da Fabrizia Buzzonegri, che raccoglie 37 macchine disegnate dal grande inventore. La mostra Le macchine di Leonardo da Vinci comprende 34 macchine realizzate da Paolo Candusso, un esperto che ha creato una collezione di 100 macchine, ce ne ha prestate 34, e da Roberto Vasconi che ci ha prestato l'Uomo Vitruviano e alcune altre macchine, con la collaborazione dell'ANVO, l'Associazione Navi Modellisti della Valleoluna. Questa mostra ha una premessa ovviamente storica nella vita di Leonardo. Nel 1482 Leonardo è a Firenze. Firenze gli sta un po' stretta, alla bottega del Verrocchio supera in valore il maestro, oggetto di invidi e anche dei problemi personali. Quindi guarda Milano e a Ludovico il Moro come fosse una via di uscita, ma anche perché Milano in quel periodo era molto viva e molto legata alle scienze e all'innovazione. Quindi scrive la famosa lettera al duca Ludovico il Moro, presentandosi come ingegnere, architetto, urbanista e poi solo per la fine come scultore e pittore. Ludovico il Moro lo accoglie con grandi onori a Milano e Leonardo vive a Milano fino al 1499, anni veramente fecondi sia dal punto di vista artistico perché creerà il Cenacolo e non so, tra parentesi anche la Vege delle Rocce e soprattutto si dedicherà agli studi di ingegneria, di architettura, di anatomia, di ottica e via dicendo. Queste macchine sono la testimonianza della sua presenza proprio a Milano, come dire, una mente veramente pionieristica che ogni macchina descrive, quindi dalla parte della meccanica, da soprattutto il grande sogno di Leonardo che era il volo, che è stato sempre il sogno di tutti gli uomini e che è un po' protagonista di questa mostra, assieme alle gru girevoli che Leonardo aveva studiato e che erano state utilizzate a Firenze per la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. Tutte funzionanti e interattive, frutto degli studi e dell'abilità costruttiva di Paolo Candusso e Roberto Vasconi. Sono Roberto Vasconi, sono uno studioso di Leonardo. Io ho realizzato 35-36 macchine. Tutte funzionanti e in questa mostra realizzata dalla dottoressa Negri io ne ho esposte solo tre perché le altre sono in giro per l'Italia. Questa dove siamo adesso è una macchina che si chiama gru del Brunelleschi perché Leonardo quando arriva a Firenze scopre che vede questa macchina e la prima roba che fa è prendere uno schizzo, fare un disegno per ricordarsi di come funziona, come era stata realizzata. Il movimento di questa macchina è fatta in rotazione, in questo senso, da animali. Perciò attaccato a questa bara c'erano un bue, due buoi che girando la facevano roteare. Per fare gli altri movimenti c'erano delle squadre di operai, una si trovava su questa intelaiatura. Una si trovava qua in cima, un'altra squadra in fondo qui e un'altra squadra qua ancora sotto. Veniva sollevato il peso leggermente per metterlo in equilibrio e l'equilibrio veniva determinato da questo contrappeso. Una volta fatto tutte queste operazioni, il blocco da posizionare sul duomo veniva sollevato questa squadra di operai, muovendo questo ingranaggio, portava il pezzo in posizione. Questa macchina è una delle tre macchine che sono servite per costruire proprio tutto il Duomo, dall'inizio, dalle fondamenta, fino ad arrivare alla cupola. Varie le sezioni della mostra, la meccanica, l'idraulica, i macchinari, le attrezzature militari,